dietro quella croce rossa batte un cuore sano. Sì, se riguarda la mia persona, un cuore sanissimo, un cuore gioioso, contento, perché ritengo di avere scelto veramente quella che era la mia vocazione, la mia inclinazione, la mia aspirazione. La fede, l'Eucaristia e la carità. Lei ogni giorno con 7 figli, la messa giornaliera alle 6:30, colazione ai figli per andare a scuola, alle 8:30 andavamo tutti a scuola. Lei aveva 10-15 malati anziani attorno alla parrocchia e ogni giorno chi andava a imboccare, chi andava a lavargli i piatti, chi gli faceva il letto, impiegava 2-3 ore fino alle 11-11:30, lo dedicava ai malati. Padre Rosario, ma se si guarda indietro, cosa vuol dire essere camilliano, cioè dedito completamente al corpo e all'anima insieme? Essere è una cosa bellissima. E come si descrive? Io sono felice. Come si descrive l'unità anima-corpo? Uno spirito incarnato. L'uomo è uno spirito incarnato. Uno spirito che anima una carne, quindi una sola realtà. E così sembra sempre più importante lo spirito però del corpo. No, uno spirito incarnato, perché la cosa più importante in noi è lo spirito. Se non avessimo l'intelligenza saremmo come gli animali. Quindi quello che ci identifica rispetto a tutto il creato è lo spirito. Il vostro fondatore, San Camillo, ha operato una rivoluzione vera della carità. Certo. Perché ha detto: la materia di cui è fatto l'uomo è materia di carne, sangue. Certo, certo. No, la corporeità è importantissima. Oggi si parte dal contrario, cioè cercare di avere un corpo il più perfetto, a posto possibile, con il maggiore grado, diciamo, di benessere. Vabbè. Sì, diciamo un corpo sano in mente sana. Tante discipline ci mostrano come non è lo spirito che poi rallegra la carne, ma è il contrario, è dalle condizioni della materia che viene condizionata l'anima. Sì, però non sempre. Dipende dai valori e dagli interessi dell'anima. San Camillo con 5 malattie, no, per l'amore che aveva e la fede che aveva, scomparivano dolori, sofferenze. Lui doveva stare a letto immobile per quello che aveva, dalla piaga che buttava pus di tutta la gamba, alle altre, all'ernia inguinale, ai calcoli renali, che vomitava tutto quello che mangiava, doveva stare a letto. Invece viaggiava continuamente a cavallo, con i mezzi di allora, dalla Sicilia a Milano, avanti e indietro, l'ha fatto più di 30 volte, con le navi, con l'imbarcazione, con le cose di fortuna, con l'asino, come veniva. Camillo sta fuori di Bucchianico per cuocere assieme agli operai dei mattoni nel luogo detto Calcara.
qualcuno lo avvisa che nel convento è successa una tragedia, le vecchie case si sono rovinate sugli operai. E Camillo arriva, dopo aver fatto la preghiera, indica precisamente il luogo dove sotto le macerie si trovano gli operai. Come si vede bene, tutti ancora viventi, le mani che si innalzano, gli occhi aperti, primo miracolo fatto da Camillo per i suoi amici bucchianichesi. Aiutava i malati anche a chiedere un miracolo? Non risulta, cioè i biografi non ne parlano, non ha mai chiesto, piuttosto invitava il personale a valorizzare quella presenza e a dargli tutto, curando tutto l'uomo, corpo e spirito. Questo sì, ha questa intuizione. Lui diceva: il corpo morto sta al cimitero, nel letto c'è l'uomo vivente, c'è Cristo. E quindi aveva avuto sempre questa visione dell'unità dell'uomo e della sacralità dell'uomo. Sacralità. Lui si inginocchiava, lui baciava le mani e i piedi, come noi davanti all'ostia consacrata, e diceva: mio Signore, mio Dio, mio Signore, mio Dio. Era bellissimo. Lui aveva una fede così cieca che il malato fosse Cristo, che si confessava i peccati al malato. Per cui per lui o l'Eucaristia o il malato era la stessa realtà, lo stesso mistero. E tutto sommato ci vuole la stessa fede, perché è lo stesso Gesù che ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E lui stesso ha detto: quello che hai fatto al più piccolo l'hai fatto a me. Io ero malato e tu mi hai curato. Quindi parola di Gesù. E allora la parola di Gesù ha sempre lo stesso valore. Sono due sacramenti, due misteri. Cosa ha fatto Camillo? Lo possiamo definire un grande riformatore, perché ha riformato il modo di guardare l'ammalato. Ha dato già tanto tempo fa le regole che oggi sono ancora valide, purtroppo tante volte disattese, della buona sanità. I santi sanno guardare all'uomo, sanno guardare alle persone umane, sono le persone più umane, non sono persone celesti, ma sono le persone vere, le persone profonde. San Camillo aveva capito come bisognava curare la malattia, bisognava guardare agli ammalati come uomini, curarli nella loro interezza, nella loro completezza, nella loro storia, per arrivare alle loro ferite. Questo è un po' quello che ognuno di noi si augura, credo, quando si avvicina a uno studio medico, a un ospedale, di trovare qualcuno che sappia guardare alla sua storia, non solo alla sua ferita fisica, ma alla propria necessità umana. Vogliamo ringraziare ancora i padri camilliani, ripeto, per questo dono. Vogliamo ringraziare il Signore che ha dato anche questa perla a questa terra, al Gargano, rendendolo luogo che richiama al Vangelo, alla croce di Cristo, come luogo di profonda umanità. Insieme, in questa Eucaristia, ringraziamo Dio, accogliamo i Suoi doni, perché anche la nostra vita possa essere quella croce rossa che spicca sull'abito dei fratelli camilliani, quella croce rossa che ci ricorda la passione, l'amore di Dio per ogni uomo. Quelli nuovi che subentrano sono più sottili, più complicati, più misteriosi, però io vedo sempre che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, vedo sempre i limiti di un corpo,
di una macchina meravigliosa che ha sempre delle piccole inceppature, che tutte le volte che i malati mi dicevano da cappellano, proprio al Monaldi, perché Dio mi ha castigato, ho detto, senta, non scomodare il Padre Eterno. Per quello che viviamo, per i veleni che respiriamo e per ciò che mangiamo, dovremmo ammalarci tutti i santi giorni. Quindi ringrazio il Padre Eterno con la faccia per terra, quando la mattina ti svegli sei sano. Lei è coetaneo di Papa Francesco, avete studiato alla stessa università. Gregoriana, gli stessi anni, però eravamo 2200 studenti di 22 paesi del mondo, quindi ci saremmo incontrati, scontrati casualmente tante volte, però non ci siamo mai identificati. C'era il collegio argentino che vestivano di nero con i bordi viola, quindi ci riconoscevamo così dai paesi. I tedeschi tutti vestiti di rosso come i cardinali e noi religiosi con la nostra vestito, i cappuccini, i francescani, i domenicani. Invece i preti secolari si distinguevano dal colore dell'abito, loro lo portavano tutti. C'era il collegio germanico ungarico, il collegio spagnolo, tedesco, nordamericano e ci riconoscevamo dal colore della veste.